A casa dal 1 aprile per via del blocco delle assunzioni imposto dalla Regione Puglia sono i 47 dipendenti della Sanità Service, la società che presta servizi di pulizia ed ausiliariato nelle strutture ospedaliere territoriali della provincia BAT, ai quali non è stato prorogato il contratto di lavoro e che questa mattina hanno preso parte alla manifestazione di protesta davanti alla prefettura di Barletta organizzata dai sindacati di CGL e UIL. Lavoratori che prestano servizi essenziali, in mancanza dei quali interi reparti ospedalieri da ieri rischiano la chiusura. A distanza di mesi si sono generati disservizi e tensioni sociali. La direzione strategica dell'ASL BAT insieme alla Sanità Service ha inviato una nota alla Regione Puglia chiedendo lo sblocco al momento temporaneo delle assunzioni per garantire sia al personale in servizio di poter usufruire delle ferie estive previste dal contratto e sia per non dover interrompere dei pubblici servizi, soprattutto in alcune strutture ospedaliere e territoriali dell'ASL BAT. Parliamo di servizi di pulizia e ausiliariato. La speranza è che il prefetto possa sensibilizzare le istituzioni regionali su una situazione di grave allarme sociale. Dal 15 maggio è pronto il piano industriale di Sanità Service che prevede il reclutamento di 117 unità lavorative per coprire le pesanti carenze di organico, ma senza il via libera della Regione tutto rimane fermo al punto di partenza. Se la Regione approva comunque il piano industriale che ha presentato il 15 maggio Sanità Service, con questo piano industriale ci sono le condizioni perché il personale può essere non solo riassorbito, ma ci sarà sicuramente un bando per assumere tutti il personale che serve. Al momento nel piano industriale sono previsti 117 comunque lavoratori per garantire i turni, tutti i reparti, il minimo indispensabile per l'igiene ambientale. A protestare in piazza sono soprattutto padri e madri di famiglia che chiedono solo certezze per il futuro dei loro figli. Parlo personalmente, io ho 58 anni, ho una figlia e non sappiamo veramente che cosa pensare. Tenga conto che noi veniamo da un'esperienza come OSS, siamo stati reclutati per la pandemia e abbiamo fatto il periodo emergenziale a Biceglie, fummo mandati a casa come primo regalo della nostra, diciamo, esperienza sanitaria nel pubblico. Quindi ci troviamo ancora una volta a combattere con questi regali che non ti fanno proprio programmare la vita, assolutamente non puoi fare nessun tipo di programma e progetto. Sono mamma di un bambino, con un compagno che è non disoccupato e quindi è difficile, diciamo, andare avanti. Per la seconda volta comunque ci ritroviamo fuori alcuni di noi perché appunto abbiamo lavorato per chiamati per l'emergenza, chiamati angeli, si è parlato addirittura di un premio, noi non abbiamo mai chiesto, diciamo, nulla di che, semplicemente continuare a prestare, diciamo, il nostro servizio. Essendo presa in giro dalle autorità, non chiedo niente, chiedo semplicemente lavoro, lavorare per soddisfare, per pagare un mutuo, per pagare delle bollette, per dar da mangiare ai figli, non chiedo nulla.